Shepard, sono felice che tu sia passata. Non riceviamo molti ospiti. Rilassati, ne hai passate tante. Probabilmente hai ragione. Non ti ho mai ringraziata per avermi salvato. Liara non ti ha mai abbandonato, Faron. Io l'ho solo aiutata. Non posso ancora credere che Liara sia venuta per me. Non dimenticherò mai ciò che avete fatto. Potrei registrarlo negli archivi, signore. Vedo che hai già conosciuto il segretario. Come ti senti adesso, Faron? Starò bene. Non ero sempre legato a quella sedia per gli interrogatori. I Drell possono rifugiarsi mentalmente nei vecchi ricordi. Mi è tornato utile nei momenti peggiori. Per 2 anni Liara non ha mai smesso di cercarti. Dovevate essere molto amici. È una buona amica. Più di quanto io meriti. Cosa farai ora che sei una persona libera? Voglio aiutare Liara a ricostruire questo posto. Dopodiché... La sua agenda è piuttosto piena, signore. Lasci che sincronizzi il suo factotum. No, grazie. Sono a posto così. Come siete finiti tu e Liara a cercare il mio corpo? Cerberus ha contattato me e Liara per rubare il tuo corpo all'Ombra. Ai tempi lavoravo per l'Ombra. Era stato lui a recuperare i tuoi resti dallo spazio. Cosa ti ha convinto a ribellarti all'Ombra? Ha iniziato a lavorare per i collettori. Non sei stata la loro prima vittima. Sono... ero... un informatore. Non uno schiavista. Come pensi che se la stia cavando Liara nei panni della nuova Ombra? Dopo un leggero calo nell'efficienza, le operazioni si sono riprese quasi completamente. Da quando abbiamo ripristinato la rete, Liara è rimasta incollata agli archivi. L'ho trovata più di una volta che dormiva alla sua scrivania. È impegnatissima, ma credo che le piaccia. Sembra che tu ti sia fatto un amico. Il drone segue tutti quanti. Non so perché l'Ombra l'abbia tenuto. Sono un involucro per un IV specializzata nell'elaborazione dati costruita secondo le sue specifiche, Ombra. Ci aiuta a coordinare l'enorme afflusso di informazioni della rete. Ma gradirei davvero un altro tipo di interfaccia. Ha ritenuto la mia personalità predefinita sufficiente alle sue necessità, Ombra. Vorrei che la smettesse di chiamarmi così. Riposati, Faron. Grazie. Un agente di Palaven ha ottenuto le apparecchiature usate per registrare il duello fra il generale Partinax e Kilix Thanus. Come vanno le cose, Liara? A dire il vero, mi sento un po' sommersa. L'Ombra aveva più risorse di quanto tu possa immaginare. Ecco, guarda qui. Aveva accesso di massimo livello ai governi Turian e Asari, e più di una Dalatras Salarian gli forniva informazioni. E ora sono nostre. Non diventerai un eremita con informazioni inquietanti su qualunque persona della galassia, vero? Comprendo tale tentazione. Ho tutti i segreti della galassia a portata di mano. Dammi 10 minuti e potrei scatenare una guerra. Ma ho uno scopo: aiutarti a fermare i razziatori. Ciò mi manterrà onesta. Beh, relativamente parlando. Se diventa un peso eccessivo, possiamo sempre distruggere la base e andarcene. Posso farcela. In un certo senso, sento di appartenere a questo ruolo. Quando lavoravo da sola, ero sempre a caccia di indizi. Con le risorse dell'Ombra, è più una questione di organizzare e catalogare. Posso avere tutto, Shepard. È il lavoro ideale. Anche se il luogo potrebbe essere migliore. Hai già trovato qualcosa di utile? L'Ombra sapeva dei razziatori. Forse è per questo che si era offerto di dimostrare la colpevolezza di Saren di fronte al Consiglio. Non voleva che Saren avesse successo. Inoltre, sapeva che i collettori erano dei Protean riconvertiti per diventare le marionette dell'Araldo. Ci sono persino dei dati sui Protean. Credo sapesse ciò che ci attendeva e che stesse cercando un modo per sopravvivere.
Perché stava ancora indagando sui Protean? Ci hanno dato un avvertimento e condotto su Ilos, ma li abbiamo già sfruttati entrambi. L'ombra sembrava ritenere che ci fosse dell'altro. Forse i Protean avevano altri piani, o forse si stava semplicemente aggrappando a qualsiasi speranza. Come facevi a sapere cos'era esattamente l'ombra? Non lo sapevo. Non avevo idea di cosa aspettarmi finché non l'abbiamo incontrato. Ma avevo fatto ricerche sulle culture antecedenti ai voli spaziali durante i miei studi sui Protean. Ne so abbastanza sugli Yag. Ci sono altri dati sui terminali, se ti interessa. Sono una cultura affascinante e anche terribile. Come sta, Faron? Bene, per quanto sia possibile dopo 2 anni di tortura intermittente. Si riprenderà completamente? Non lo so. Vuole lavorare, perciò lascio che mi aiuti. Forse servirà a distrarlo. E così tu e Faron? Siamo solo amici. Comandante, sei forse gelosa? Se la cosa ti preoccupa, forse dovresti fare qualcosa. Sai, non sono venuta soltanto per parlare di dati. Lo so, abbiamo una storia in sospeso. Ma solo perché in passato eravamo insieme. Mi manchi, ma sono passati 2 anni. Non voglio farti pressione. Ricordo con piacere l'ultima volta che mi hai fatto pressione. Anch'io. Perché non sali sulla Normandy per un drink? Mi piacerebbe. Bene, prendi le tue cose e andiamo allora. D'accordo, grazie. Arrivo subito, dammi solo un minuto. Ti è piaciuto il giro? Sì, è una bella nave. Ho incontrato Joker. Sembrava felice di vedermi. Sebbene mi abbia chiesto se tu e io avevamo intenzione di rivivere le scene di un video chiamato Venia. C'era da aspettarselo. Mi preoccuperei se non dicesse cose simili. Ti ho portato una cosa. Ci sono volute un po' di ricerche, ma ho recuperato la tua medaglietta identificativa. Pensavo che non l'avrei più rivista. Non si può recuperare tutto ciò che è andato perduto, ma a volte si ha una botta di fortuna. Già, è proprio quello che speravo. Come vanno le cose, Shepard? Intendo sul serio. Non ciò che dici alla tua squadra per tenere alto il morale. Detto tra te e me, non so proprio come faremo a uscirne. Sto facendo tutto il possibile, ma... Hai già fatto più del normale. Se non fosse per voi, su Horizon non resterebbe alcun uomo, donna o bambino. Ho salvato alcuni di loro, non abbastanza. I collettori continueranno ad attaccare le colonie finché non li fermerò. Ti basterà fermarli. Ma io che pensavo che sarebbe stato difficile. Farai il tuo dovere. Ci riesci sempre. Solo che non so cosa accadrà dopo. Dunque dimmi, che cosa vuoi? Se tutto questo dovesse finire domani, cosa ne sarebbe di noi? Non saprei. Matrimonio, vecchiaia e un sacco di bambini blu. Lo dici con tanta leggerezza. Per la Dea, tu eri morta. Sono guarita. Questa volta, ma non accadrà di nuovo. Quando la tua squadra sarà pronta, varcherai il portale di Omega 4. Ho trascorso 2 anni a compiangerti. Perciò, se vogliamo provarci,
Devo sapere che tornerai. Non saprei. È una bella promessa da fare. Oh, davvero? Dovrei avere qualcosa di speciale da cui tornare. Sono aperta ad ogni suggerimento. Che ne dici di questo? Grazie, Shepard, per il drink e per tutto quanto. Torna presto, Liara. Ehi. Che succede? Shepard, abbiamo parlato abbastanza. Stai solo perdendo tempo. Devo andare. No. Come vuoi. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda lanciata.
Sonda lanciata. Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Procedo al lancio della sonda. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Sonda espulsa. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Thank you.
Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Thank you.
procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Procedo al lancio della sonda. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Thank you.
Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Hanno visti. Varren, i Batarian giustiziano i prigionieri buttandoli qua giù. Devo trovare subito la dottoressa Kenson. Questo posto è messo male, anche per una prigione. Preparate il mano all'interrogatorio. Datemi le mani di dopo. Volevano far piantare un asteroide con per forza regalato. E sarebbero capaci? Ormai che ci sarebbe.
silenzioso. Io la ucciderei. Interrogare gli umani è una perdita di tempo. Gli umani farebbero di tutto pur di annientarci, credo. Dobbiamo mandare un segnale chiaro a tutti gli altri. Non possiamo reagire blandamente ai terroristi. Lo prenderò! Se non parla, uccidendola.
sei? Cosa ci fai qui? Dottoressa Kenson, sono il comandante Shepard. Sono qui per salvarla. Comandante Shepard? Avevo sentito che eri ancora viva. Hackett deve aver ricevuto il mio messaggio. Qui non siamo al sicuro. Riesci a camminare? Sto bene. Dammi solo un momento. Dobbiamo andarcene, subito. Se trovassimo un terminale, potrei violare i loro sistemi e aprirci una via di fuga. Allora troviamolo, forza! Sono pronta. Questa è una zona di detenzione. Dovrebbe esserci un terminale di sicurezza. Sanno che siamo qui. Distraili mentre cerco una via d'uscita. Squadra di intervento alle celle di detenzione. Subito! Dobbiamo chiudere la porta da cui siamo venuti. Tienili alla larga. Stanno arrivando da quella porta là in fondo. Chiudila! Cerco una via d'uscita. Squadra di intervento alle celle di detenzione. Subito!
cui siamo venuti. Tienili alla larga. Stanno arrivando da quella porta là in fondo. Chiudila! Stanno arrivando dal basso. Dall'altra parte, forza! Attivando la loro rete di satelliti orbitali. Attenzione dalla parte opposta! Altri nemici sugli ascensori! Dammi un po' di tempo. Dell'hangar sono sigillati. Dovremo aprirli alla vecchia maniera. Ci penso io.
attivo il pilota automatico. Quando riusciranno a riparare i loro sistemi di sicurezza, noi saremo già fuori portata. Crede che la seguiranno? Non lo escluderei. Ai Batarian non vanno molto a genio gli umani che vogliono distruggere i loro portali. Quindi le accuse nei suoi confronti erano fondate? Beh, a dirla tutta, c'è dell'altro. Io e la mia squadra stavamo indagando sulla presenza di tecnologia dei razziatori ai margini di questo sistema. E immagino che abbiate trovato qualcosa. Abbiamo trovato la prova dell'arrivo dei razziatori in questo sistema. Dopodiché si serviranno del portale locale per spostarsi in tutta la galassia. L'abbiamo chiamato Portale Alfa. Da qui, i razziatori potranno invadere qualsiasi regione della galassia. Quindi avete deciso di distruggerlo. Esatto. Così impediremo l'invasione. Anche viaggiando a velocità iperluce, servirebbero mesi o anni per raggiungere il portale più vicino. Abbiamo ideato il progetto. Un piano per scagliare un asteroide contro il portale, per distruggerlo prima dell'arrivo dei razziatori. Ovviamente l'esplosione cancellerebbe l'intero sistema dalle mappe galattiche. In che modo avreste lanciato un asteroide contro il portale? Per muovere un asteroide basta un motore e un sistema di guida, facilmente reperibili tra i detriti di Omega. Aggiungendo una fonte d'energia e un IV di base, basta puntare e premere il grilletto. Ho sempre sentito dire che i portali sono indistruttibili. L'ho sentito anch'io, ma forse è perché nessuno vuole scoprire cosa accadrebbe se un portale venisse distrutto. E noi, beh, pensavamo di far schiantare un planetoide contro il portale ad altissima velocità. Secondo i nostri calcoli sarebbe sufficiente. Il progetto è ancora operativo? Io penso di sì. Se non mi avessero catturata, sarebbe bastato premere solo un pulsante per attivarlo. Perché pensa che la distruzione del portale annienterebbe l'intero sistema? I portali sono anche i più potenti motori a campi di forza della galassia. L'energia scaturita dall'esplosione di un portale dovrebbe essere paragonabile a quella di una supernova. Questo è un sistema remoto, ma nella colonia in cui ci tenevano prigionieri vivono oltre 300.000 Batarian. La detonazione li ucciderebbe tutti. Come siete stati catturati? Stavamo contrabbandando parti di navi da Omega. Motori, sistemi di guida, un nucleo AESO rigenerato. I Batarian si sono insospettiti. Pochi giorni fa ero in ricognizione con alcuni dei miei uomini, quando i Batarian ci hanno teso un agguato. Non hanno mai scoperto la nostra base. Non ho ancora capito come è venuta a sapere dell'invasione. La prova è ciò che chiamiamo Oggetto Ro. Un manufatto dei razziatori che abbiamo trovato tra gli asteroidi intorno al portale. Non appena torneremo alla stazione Arcturus, spiegherò tutto e ti fornirò delle copie delle nostre analisi sul manufatto. Cosa ci faceva un manufatto dei razziatori su un asteroide? Non lo so, e non so nemmeno a cosa serva. Certe cose sono troppo grandi o antiche per essere comprese. Perfino un razziatore morto da millenni conserva tracce di energia. Ritengo che i loro manufatti vadano studiati a prescindere dal loro utilizzo. Un manufatto dei razziatori l'avrebbe convinta di un'invasione imminente? Mi ha generato delle visioni sul loro arrivo. Più o meno come la tua sonda Protean. I razziatori stanno arrivando, comandante. Questo lo so per certo. Essendo un manufatto dei razziatori, come avete evitato l'indottrinamento? Siamo stati molto attenti. Sappiamo con cosa abbiamo a che fare. Non siamo tanti ingenui, Shepard. Ho visto cosa ha fatto la Sovereign alla Cittadella. Fidati, so qual è la posta in gioco. La posta in gioco è troppo alta. Se è disposta a sacrificare un intero sistema, voglio vedere la sua prova. Mi sembra ragionevole. Solo un momento. Kenson, a base del progetto. Mi metti di risentirla, dottoressa. Sta tornando a casa. Affermativo. E sono accompagnata dal comandante Shepard. Shepard? Davvero? Preparate il laboratorio. Il comandante vuole vedere il manufatto. Bene. Al vostro arrivo sarà tutto pronto. Base del progetto. Chiudo. Fatto. Ora puoi rilassarti un po'. Non ci vorrà molto.
Eccoci. Benvenuta alla base del progetto. E quello cos'è? È il nostro conto alla rovescia all'avvento. Quando finirà, i razziatori saranno qui. Mancano poco più di 2 giorni. Ora capisci in che situazione siamo, vero? Sicura che sia affidabile come conto alla rovescia? Sì. Il manufatto emette impulsi a intervalli regolari dal momento in cui l'abbiamo trovato. E la durata degli intervalli diminuisce costantemente. Il manufatto reagisce alla distanza dei razziatori. Tra poco più di 48 ore, degli impulsi costanti indicheranno il loro arrivo. Quindi i razziatori potrebbero arrivare sulla Terra tra 2 giorni. Non c'è tempo da perdere. Allora lascia che ti mostri la mia prova. Quella è l'uscita dell'hangar. Il manufatto è nella nostra zona sperimentale centrale.